Amici sportivi, appassionati di volley, ben ritrovati a tutti. Eccoci qui in questa prima settimana di febbraio, alla prima uscita per quanto ci riguarda a seguire il campionato di prima divisione femminile, dove la Seriana Volley, con un pubblico che avete visto anche dalle immagini di Emi Moretti, è sicuramente numeroso, sta affrontando questo campionato davvero con grande capacità e soprattutto con grande determinazione. Vi dirò poi della classifica. Intanto le squadre sotto rete vanno a salutarsi con la maglia e la tenuta completamente nera, la formazione della Seriana Volley. Dall'altra parte, pantaloncini neri ma maglia distinguibilissima rossa, la formazione della polisportiva Aurora Seriate. Dunque uno dei tanti derby, ma sono tutti derby quelli della prima divisione femminile, perché le squadre sono tutte di casa nostra. Vi ricordo che per quanto ci riguarda, oltre alla Seriana Volley, per quanto riguarda appunto in particolare la Valle Seriana, c'è anche la SD Valle Volley Pallavolo sul Serio, poi ancora le altre squadre, il Grassobbio, il Villongo, il Seriate come vi dicevo. Poi ancora la Brabeta, che non so esattamente da dove arriva, il Chiuduno, Martinengo, il Trescore, il Ranica, Mornico, e appunto queste a completare le 12 squadre che fanno parte di questo girone B della prima divisione femminile. Ora, mentre le squadre si apprestano a entrare sul terreno di gioco, perlomeno a prendere posizione all'interno del rettangolo, il sestetto, vi do le formazioni, iniziando, ve le cito tutte, naturalmente quelle a disposizione degli allenatori. A disposizione, dicevo, è la formazione dell'Aurora Seriate Pallavolo, che schiera con il numero 1 Cesarini, con il 2 Bonacina, il 3 Preiti, il 4 Maccari, il 5 Viganò, 6 Nicoli, 7 Milanesi, 8 Locatelli, 9 Orofino, 10 Bassanelli, 11 Ubiali, 12 Scaccabarozzi, 18 Tomaselli. Una precisazione, Carlotta Milanesi questa sera non è presente, dunque non ci sarà il numero 7 in campo. Per quanto riguarda l'allenatore, Luca Falardi, il secondo allenatore Mario Scalvini, in panchina c'è anche Marco Foresti, dirigente accompagnatore. Ed ora la formazione della Seriana Volley, che schiera con il numero 1 Giordano, il 2 Pedroncelli, col 3 Biondi, il 4 Magoni, 5 Fenaroli, con il 6 La Guidolin, 7 Ripamonti, 8 Canali, no, 11 Morosini. Tanto inizia l'incontro, palla fuori, dunque primo punto per la Seriana. Dicevo 11 la Morosini, 12 la Persicol, 13 Cavagna e 14 Rotini. Il mister è Andrea Zanetti, che noi tutti conosciamo bene. Insieme a lui in panchina c'è Luigi Rivoli, il dirigente accompagnatore Bruno Carrara. L'arbitro dell'incontro è il signor Sana di Bergamo. Il segnapunti invece è il signor Angelo Testa, che è appunto impegnato in questo prezioso compito. Siamo sul 2-0, seguiamo alcune battute, poi vi darò alcune curiosità di questa squadra che sta maralmeggiando per quanto riguarda il campionato di prima divisione femminile. Il servizio da parte della Morosini, l'attacco, ma c'è la bella difesa della Ripamonti in bagher, l'alzata per l'attacco vincente da parte di Benedetta Fenaroli, la ventenne con il numero 5, che mette giù il terzo punto a favore della Seriana Volley, che ha iniziato in maniera giusta. E allora vi do, mentre vi lascio gustare questi scambi, vi do la classifica aggiornata proprio al turno precedente, al dodicesimo, alla dodicesima, perciò siamo alla seconda del girone di ritorno. E vi dicevo, vi do la classifica con la Seriana Volley, che su 12 incontri ne ha vinti 11 e perso soltanto uno, tra l'altro per 3-2, anche quello ve ne parlerò fra poco. Al secondo posto dunque Seriana Volley, che ha 32 punti. Al secondo posto l'Oratorio Grassobbio con 29 punti. Al terzo l'Aurora Seriate, dunque una partita d'alto livello con l'Aurora Seriate, che è terza in classifica a 27 punti, 5 lunghezze di ritardo. Intanto c'è il primo time out chiesto dall'allenatore della formazione ospite, vale a dire il signor Falardi, che naturalmente sul 5-0 l'avvio della partita non gli è piaciuto. Al quarto posto con 26 punti il Villongo, poi a quota 20 la Valle Volley Pallavolo sul Serio, a 16 in ottava, sesta posizione Volley Sarnico, poi a seguire Volley Mornicolo con gli stessi punti, quindi la New Volley Ranica a 13 punti,
a 11 punti il Viviamo Volley di Chiuduno, a 10 la Don Felice Colleoni assieme al Martinengo che hanno 10 punti e chiude la Braveta questa classifica, che dunque vi parla di una grande stagione, grande annata della formazione della Seriana Volley, che è pronta per davvero fare il salto di qualità, e l'ha dimostrato. E intanto c'è una piccola incomprensione fra la Giordano e la Ripamonti, la palla che cade, come si dice, in terra di nessuno, e le ragazze dell'Aurora Seriate, che sono terze in classifica, vanno a ottenere il secondo punto. Buona la ricezione, il tocco di prima non è efficace, il bagher dietro per l'attacco vincente da parte della Preiti, l'Aria Preiti, che mette giù un bel pallone e porta il terzo punto per la formazione di Falardi. Vi dicevo, l'unica e l'ultima sconfitta, la settima di andata, era il 6 dicembre, vale a dire un paio di mesi fa, dunque con la formazione la Seriana Volley, che è stata battuta dal Volley Mornico per 3-2, nel Volley Mornico che tra le altre cose non è nelle prime posizioni, a 16 punti, è esattamente la metà di quelli della Seriana Volley, e mi piacerebbe sapere di questa, e soprattutto conoscere i motivi di questa sconfitta. Una statistica per quanto riguarda la formazione di Albino, prima però vediamo ancora questo attacco, ancora forse un po' troppo lungo da parte della Fenaroli, attacco, il tocco con la palla che è in campo, il tocco della Roberta Persico, e il punto numero 7 si va sul 7-3 a favore della formazione di casa, con Michela Guidolin, la ragazza che ha più esperienza, classe 1986, sbaglia il servizio e dunque regala il quarto punto alle avversarie. Dicevo, una statistica, pensate che su 11 incontri finora disputati la Seriana Volley ne ha vinti ben 8 per 3-0, e una volta ha vinto per 3-1 e soltanto due volte per 3-2. Il totale dei 7 vinti è di 35, quelli persi 8, pertanto un grande ruolino di marcia per quanto riguarda la formazione di casa, che vede avvicinarsi le avversarie, palla fuori su questo lungo linea, peccato, ha attaccato bene la Fenaroli, pallone sull'esterno della riga, forse l'avrà anche sbucciata, fatto sta che termina fuori, attenzione perché l'Aurora torna sotto, una lunghezza soltanto dividono le due formazioni. La buona ricezione, vediamo l'attacco, il pallonetto, salva bene, una bella difesa sul pallonetto della Ripamonti, grande difesa anche da quest'altra parte, ancora, e adesso hanno preso un po' le misure le ragazze del Seriate, e vedete che attaccano in contropiede la Giordano sul tocco, mi pare, di Claudia Maccari, ed è il punto della parità. Dopo una partenza sprint sul 5 pari si ritorna in parità 7-7, partita che si preannuncia interessantissima. Al servizio Viviana Tomaselli, riceve la Giordano, non era facile da gestire questo pallone, brave a tenerlo in campo, vediamo dalla seconda linea, non può forzare, però ne esce un pallonetto, il tocco per poco non è vincente, e invece l'attacco, ma non è vincente neppure questo per la bella difesa. Adesso il diagonale da parte di Beatrice Pedroncelli col pallone che ben neutralizzato dalla Anna Orofino, va però a fermarsi sul soffitto della palestra qui del centro sportivo Riorè di Albino, dobbiamo dire una palestra piuttosto bassa. Ancora un servizio fuori misura, dunque di nuovo parità, 8 pari il risultato a questo punto, mentre dall'altra parte va a servire la Preiti, l'Aria Preiti, bella la ricezione, non era assolutamente facile, grande punto questa volta da parte di Roberta Persico, una ragazza del 1990 che mette giù un bel pallone, un diagonale non potente ma preciso. Nuovo vantaggio mentre va a servire Laura Canali, la capitana. Vediamo il tocco sull'esterno, si può giocare ancora. Un po' sporcato questo pallone,
in bagher la Canali, lo rimette dalla parte opposta, vediamo l'attacco e il muro vincente. Muro vincente per il decimo punto da parte di Cristina Morosini. E qui siamo sul 10-8, la partita è bella, si preannuncia interessante, dovranno però giocare al meglio le ragazze allenate da Andrea Zanetti, che adesso vanno a servire ancora con Canali. Vediamo il servizio da Canali, lungo, riceve il Bonacina, il libero, ancora un pallone, l'arbitro però vede una compagnata nel tentativo di alzare questa palla, non possiamo dire che non ha tutti i torti. Siamo sul 9-10, l'arbitro Sana che ha dialogato con Andrea Zanetti mentre va a servire Maccari, ricevono bene le ragazze della Val Seriana, grande diagonale ancora da parte, peccato, da parte della Persico, e qui tentativo di difesa della Guidolin che in pratica toglie il pallone dalle mani della Fenaroli che dietro era pronta a coprire. 10 pari, si ritorna in parità, si lotta punto su punto fra le due formazioni mentre va a servire ancora Maccari. Ricevono bene, primo tempo, pallonetto, si salvano ancora, ma può attaccare ancora la formazione di Albino. Oh, la palla sulla bandierina, sulla sticella, la palla che va a toccare la sticella, e c'è il primo vantaggio di questo primo set a favore della formazione visseriata. Ancora Claudia Maccari al servizio, ancora abbastanza teso, la ricezione non è perfetta, però si può giocare, ma non rischia l'attacco. Qualche difficoltà, la ricezione si è fatta un pochettino sorprendere la squadra di Seriate, e poi ancora questo attacco ben difeso, vediamo l'alzata addirittura la Giordano che va a toccare in tentativo di palleggio, forse un'invasione, tutto regolare per l'arbitro, ancora un muro. Giocano bene anche le ragazze dalla seconda linea, la Fenaroli non riesce a trovare il varco, mentre l'attacco è quello vincente da parte di Anna Orofino per il punto numero 12. 12-10 il parziale a favore della formazione di Seriate, che naturalmente è galvanizzata da questa rimonta che l'ha portata a condurre. Ancora Fenaroli difende bene il palleggio, e questa volta l'attacco è vincente nonostante la disperata difesa della Preiti, il pallone termina fuori sull'attacco dal posto 4 orchestrato mi pare dalla Ripamonti. Il servizio della Persico teso, palla a sfiorare il soffitto, ma ancora va buona, il tocco in bagher Giordano e poi il buco. Il punto della Giordano, approfitta di un'amnesia difensiva fra la prima e la seconda linea, e il pallone che resta nella metà campo del Seriate. 12 pari, ancora la Persico, teso ancora il suo servizio, la ricezione non è bellissima, però riescono a manovrare, la palla è fuori. Andrea Zanetti ha richiamato le sue ragazze, le abbiamo sentito a stare qui, gli ha detto è fuori, lasciala, e aveva ragione. 13-12, nuovo sorpasso da parte di Albino, ancora teso il servizio, lunga la ricezione, può attaccare ancora la Seriana, lo fa ancora con la Ripamonti, ancora un bel pallone a cavallo fra la prima e la seconda linea per il punto numero 14, 14-12, parziale di 4-0 per la squadra di Albino, che ha ripreso di nuovo le redini del gioco. Roberta Persico a servire, ancora tesa il servizio della Persico, l'attacco, e attenzione, la palla che non ha superato, non è andata oltre la rete, sembrava fosse intervenuto il muro, invece il pallone si è fermato sul nastro bianco ed è ritornato, è vero fuori, però in pratica l'attacco è terminato in rete. 15° punto, più 3 per Albino, è pronto un cambio, ancora grande servizio
in difficoltà ancora la ricezione, possono appoggiare soltanto in bagher. L'attacco dietro, ancora un pallonetto, questa volta viene coperto dalla Preiti, dalla Bonacina, chiedo scusa. Il palleggio, attenzione, non può attaccare perché dalla seconda linea la Persico. Mentre attacca, grande difesa, grande pallone salvato da parte della Ripamonti. Si gioca ancora fuori, grande fendente in diagonale, primo tempo molto bello di Gisella Viganò, però non è fortunata perché il pallone termina fuori, non di molto, ma la palla è terminata a lato, però orchestrato davvero bene questo attacco in primo tempo da parte della formazione di Seriate, che non è riuscita a contenere il pallone all'interno del rettangolo. Il time out chiesto naturalmente da Luca Falardi, Andrea Zanetti che stava già pensando a qualche cambio, probabilmente non andrà a cambiare niente in questo primo set per il momento, visto che ha acquisito un discreto vantaggio, 4 punti 16-12, che fanno capire che le ragazze hanno assolutamente voglia di non soccombere a questa formazione dell'Aurora Seriate, che come vi ho detto è terza in classifica, ha vinto 9 incontri, 7 vinti, 27-14 quelli persi, dunque è una formazione di tutto rilievo. Il tocco vincente da parte della Elisa Scaccabarozzi. Elisa Scaccabarozzi, 13° punto per la formazione di Seriate, che va a servire con la Orofino. Orofino riceve lunga la ricezione, poi però ci mette una pezza. Fenaroli può attaccare, ma non mette giù il pallone la Ripamonti. Ancora lungo, anzi doppia in palleggio, segnala il signor Sana, e c'è il punto numero 17 a favore della squadra in completa tenuta nera. Ed è proprio la Ripamonti che va a servire. La ricezione non bellissima, può attaccare dalla seconda la Ripamonti, lunga questa volta, è saltata fuori tempo Silvia Ripamonti. Attenzione, il servizio buono, la ricezione, primo tempo non è efficace, non si chiude bene, può attaccare ancora la Fenaroli, chiusa però dal muro. Dall'altra parte il tentativo di pallonetto, Fenaroli ci mette una pezza, l'alzata dietro dalla seconda linea e la palla in campo. La Persico trova davvero un... c'è un piccolo battibecco fra Zanetti e Falardi, Falardi che diceva è fuori, Zanetti ha detto è dentro almeno di una decina di centimetri, insomma come spesso capita. 18-14 mentre va a servizio Cristina Morosini, classe 92, lunga, 18-15. E le ragazzine qui del settore giovanile, presumo della Seriana, stanno incitando le ragazze più grandi, le loro beniamine. Errore al servizio, questo è un punto importante, restare a più 4 e va a 19-15 la formazione di casa, che adesso va a servire con Michela Guidolin. Il suo primo servizio era terminato in rete, questo invece lo calibra meglio, anche se non è potente, ma c'è il tocco intelligente da parte di Benedetta Fenaroli, questa ventenne che ancora una volta ha letto bene la ricezione lunga della numero 2 Bonacina, e lei ha toccato intelligentemente sotto rete. Ancora l'errore, come già era successo in precedenza, da parte di Michela Guidolin. 20-16, resta un più 4 e la possibilità dell'attacco alla Seriana. Vediamo il servizio da parte della Tomaselli, riceve la Valentina Giordano, l'attacco, ancora un bel attacco, questa volta però non chiuso dalla Fenaroli, interviene bene la difesa, primo tempo, pallonetto chiuso bene, ancora una piccola indecisione, poi l'attacco in rete di Anna Orofino per il punto numero 21, 21-16, il margine di vantaggio è quello importante.
Attenzione, Benedetta Fenaroli, sicuramente un punto di forza della squadra di Albino. Ancora l'attacco, la rete, ancora grande salvataggio della Fenaroli in tuffo. Dall'altra parte ancora la Orofino, ma può attaccare con questo pallone intelligente, anche un po' fortunoso, mentre c'è un fallo. Resta colpita al volto Claudia Maccari, e intanto però l'arbitro dice tutto regolare, c'è stato un cambio, non ho visto chi è entrato, il numero 9 Orofino, no, c'era già, attenzione, è la numero 16 e qui si scontrano, la numero 12 è entrata, Caccabarozzi, io non lo so, è uscita la 9, la Orofino. Comunque siamo sul 23-16 e il margine di vantaggio diventa piuttosto ampio, forse anche troppo per come stanno giocando anche le ragazze del Seriate, che adesso ancora con questo bell'attacco la Tomaselli fa capire che i fondamentali da parte della squadra allenata da Luca Falardi sicuramente ci sono. 17 per chi serve, 23 per chi riceve, a due punti dall'1-0. Ma stiamo attenti perché adesso un punto, ci sono 7 palle per l'1-0 a favore della squadra di Albino, che a questo punto può soltanto perdere lei questa partita. È uscita la Giordano naturalmente per l'avvicendamento, è rientrata la Morosini, vediamo l'attacco, primo tempo, il muro, ancora il palleggio della Maccari e poi ancora il muro vincente sull'attacco della numero 8 Martina Locatelli, e c'è il primo set 25 a 17 a favore della formazione di Albino. È tutto pronto, amici appassionati di volley, per dare il via al secondo set, vi ricordo 25 a 17 il primo parziale a favore della formazione di casa, che ha subito soltanto un break. Verso la metà del primo set, quando si è vista sorpassare dalle ragazze della Seriana, e poi hanno ricominciato a giocare approfittando anche di qualche errore di troppo da parte appunto della formazione dell'Aurora Seriate, e hanno vinto diciamo anche abbastanza largamente questo il primo set con il parziale di 25-17. Grande attacco ancora, sicuramente fino a questo momento della migliore in campo, la ventenne Benedetta Fenaroli, che ancora una volta trova una parallela, o perlomeno quasi parallela, davvero molto incisiva. 1-1 il punteggio mentre va a servire la Seriana, un pallone insidioso, buona la ricezione, salta fuori tempo la Viganò, e allora ancora l'attacco però murato, ancora un pallone un pochettino sporcato, può attaccare ancora Fenaroli, pallonetto, va ad appoggiare il pallone sul muro avversario che devia, e nessuno che raccoglie la sfera che termina, che resta per la verità nella metà campo della formazione maglia rossa. Al servizio c'è la Morosini, riceve il libero Bonacina, l'attacco bello questa volta da parte di Laria Preiti, nulla a Pola la Guidolina Muro assieme all'altra ragazza, la Canali, la capitana, che intervengono, è vero, a fermare questo attacco, ma il pallone termina fuori. Due pari, la ricezione non è bellissima però abbastanza efficace, non può attaccare però Albino con la Ripamonti in bagher, ancora l'attacco, questa volta funziona il muro, e c'è il tocco sbagliato della Fenaroli, pallone che gli carambola, probabilmente stava girando sulla punta delle dita, e la palla che termina oltre il rettangolo. 3-2 per Seriate, che va ancora a servire con la Viganò, ricezione lunga, qui la poteva sfruttare meglio la Maccari, invece non è stata davvero abile. Comunque si gioca ancora in bagher, attacca
l'attacco ancora Fenaroli, doppia in palleggio. Doppia in palleggio, il palleggio della Guidolin. Primo errore fischiato in palleggio alla palleggiatrice della squadra di Albino. La ricezione lunga, non poteva fare diversamente la Giordano. Dalla seconda linea si può giocare ancora e può attaccare ancora Fenaroli, come spesso lei sa fare. Intanto attenzione, la palla in campo, ancora l'attacco della Preti. 5-2 il parziale a favore della formazione di Seriate, che ci sembra sia partita con un altro piglio in questo secondo set. Ancora la Viganò, è lungo il servizio, 3-5, ed è proprio la Viganò che esce, lascia spazio alla libero Susanna Bonacina. Dall'altra parte a servire è proprio la Guidolin, ricezione non bellissima, può appoggiare solo in bagher la Preti. L'attacco della Seriana, primo tempo, difende bene però la scacca Barozzi. Il tocco, ancora la Seriana in attacco, l'alzata dietro per l'attacco vincente da parte della Persico, ed è il punto numero 4, 4-5 il parziale. Stanno giocando bene, stanno giocando bene le ragazze di Albino. Ancora il servizio della Guidolin, riceve la Preti, l'alzata della Tomaselli e il primo tempo efficace, punto numero 6, 6-4. Ed è proprio Viviana Tomaselli che va a servire. C'è un gran frastuono qui in tribuna. Buona ricezione della Giordano, l'attacco, tenta un diagonale la Persico, non gli riesce, mentre gli riesce ancora l'attacco alla Preti, davvero brava Ilaria Preti. È già il quarto punto per lei su 7 conquistati dalla sua squadra, 7-4. Ancora Tomaselli a servire. Ah, sul soffitto la ricezione. Time out chiesto, forse bisogna chiamarlo prima, Andrea, chiesto da Andrea Zanetti. 8-4, comunque nulla di compromesso. È chiaro che la voglia di rivincita da parte delle ragazze allenate da Luca Falardi è importante, e riportarsi eventualmente sull'1-1 può riaprire qualsiasi discorso, mentre il 2-0 per la Seriana potrebbe dire partita, non dico chiusa, ma sicuramente grande ipoteca sulla vittoria finale. È ancora presto, è ancora presto. È chiaro che però bisogna essere un pochettino più convinte da parte delle ragazze allenate da Andrea Zanetti. Ritornano in campo, 8-4 il parziale, e ancora Viviana Tomaselli che va al servizio. Riceve la numero 7, la Fenaroli, la Ripamonti, chiedo scusa. L'attacco ancora, il buco. Attacco della Preti ed è il suo quinto punto sui 9 finora ottenuti dalla sua squadra. Attenzione, bisogna fermare questa numero 3 perché ha dimostrato di essere lei il perno del gioco, soprattutto offensivo, della squadra di Seriate. Vediamo, alzata bruttissima da parte della Guidolin, errore troppo vistoso per essere vero da parte della numero 6, può capitare. Siamo sul 10-4, bisogna assolutamente recuperare. Ancora la Guidolin, l'alzata dietro, il diagonale contenuto dalla difesa da parte della Fenaroli, la Giordano che sbaglia anche lei, una ricezione che non sembrava poi nemmeno tanto difficile questa volta. Altro time out, siamo sull'11-4, 7 lunghezze di vantaggio, e sembra al di là che davvero le ragazze di Seriate stiano facendo bene, però dobbiamo dire che in queste battute iniziali del secondo set sicuramente qualcosa di suo ci ha messo anche la formazione di Andrea Zanetti, che adesso sta dando qualche dritta alle proprie ragazze. Il signor Sana, l'arbitro dell'incontro, chiama le due squadre a rientrare sul terreno di gioco.
bisogna recuperare 7 punti e bisogna farlo assolutamente subito, perché se scappano avanti ancora di 2 o 3 punti poi diventa difficile. Tomaselli a servire, riceve bene la Giordano, palleggio da parte della Guidolin, ancora un errore qui alla concentrazione, però attenzione a Persico, la concentrazione qua, probabilmente dopo il primo set hanno pensato di avere la vittoria in tasca, ma non può essere così. Ancora servizio molto bello, 13-4, bisogna cambiare qualcosa. Arrivano i movimenti sulla panchina della Seriana, meno male che ci dà una mano la Tomaselli andando a sbagliare il servizio numero 6, ma lei i suoi punticini li ha fatti. 5-13, c'è il cambio, esce la Guidolin ed entra, esce anche la Persico, al posto della Guidolin è entrata la Rotini, al posto della Persico è entrata la Magoni. Magoni la più giovane in campo, classe 1996, assieme alla Pedroncelli, sono tutte e due 18enni, anzi 17enni, perché forse 18 non li hanno ancora compiuti. Mamma mia, salta a vuoto qua la Ripamonti, completamente a vuoto. 14-5, non sembra vero a mister Falardi che le ragazze della Seriana stiano subendo questa debacle, ma non è ancora finita naturalmente nella pallavolo come in tanti altri sport. La partita finisce quando si arriva al 3 da parte di una delle due formazioni, ma anche il 7, però se si va avanti così è chiaro che la difficoltà della formazione di Albino pare abbastanza evidente. Ilaria Preiti, la migliore delle sue, al servizio teso, Giordano in qualche modo dalla seconda linea all'attacco, fuori da parte dell'ultima entrata Chiara Rotini, 16-5. Brutto secondo set delle ragazze di Albino, che stanno sbagliando l'inverosimile. Ancora dalla seconda, questa volta contenuto, e lì, oh, bisogna chiuderlo, stavo dicendo io, ci pensa Laura Canali a mettere giù un pallone senza muro dal posto 5, riesce a saltare in anticipo e mette giù una palla facile, ma siamo ancora lontani. Brutta ricezione, bisticciano un po' la Scacca Varozzi e la Consuelo Niccoli, punto numero 7. Ancora Canali a servire, la capitana, buono ancora, riceve la Niccoli, vediamo la bella difesa dalla seconda, non forza, forse era fuori questo pallone. Tendenzialmente l'attacco della Fenaroli è sempre a tagliare la difesa avversaria. Vediamo da quest'altra parte l'attacco vincente di Elisa Scaccavarozzi per il punto numero 17. 7-17. Rientra Gisella Viganò al posto di Bonacina, mentre a servire va Claudia Maccari per il Seriate. Teso, riceve bene, primo tempo, difende bene la Giordano dietro, e adesso ancora un attacco difeso bene dal muro, terzo muro consecutivo, ci riprova dalla seconda con la Fenaroli, muro a uno vincente, poi pasticcio tra la Magoni e la Morosini, punto numero 18. Hanno sbagliato tranquillamente l'approccio. Hanno sbagliato l'approccio a questo secondo set, probabilmente convinte dopo il 25-17 del primo di avere in mano la partita. Stanno subendo un contraccolpo che speriamo non possa lasciare il segno. La ricezione, l'attacco, primo tempo, murato, grande difesa questa volta.
e poi l'attacco lunga, la ricezione. Pallone ancora, doppia. Beh, questa volta non mi trovo assolutamente d'accordo il signor. Sta dando spiegazioni ma non ne sono assolutamente convinto. 19-8. Buona la ricezione, vediamo il palleggio e l'attacco non è vincente. Ancora l'anticipo della Vigano, ma l'attacco adesso diagonale da parte della Ripamonti. 9-19, troppi 10 punti da recuperare, però ci provano. L'importante è che ci sia la reazione da parte delle ragazze di Albino per questo secondo set che è parso subito abbastanza difficile. La Ripamonti a servire, a ricezione della Preiti, il palleggio della Tomaselli, l'attacco salvato con una mano, ancora la Giordano che si fa sentire, ancora la Preiti a distribuire, l'attacco ancora in due a cercare di fermare la scacca Barozzi e poi ancora questo attacco vincente da parte della Rotini. Punto numero 10. Va in doppia cifra la squadra di Albino. Ma sono ancora tanti i punti da recuperare. Ci provano. Altro errore in difesa. Si sposta la Preiti, si sposta la scacca Barozzi e il pallone va a cadere in quella che comunemente viene chiamata la terra di nessuno. 11-19, mister Falardi chiama il time out, naturalmente questo parziale di 3-0 non lo accontenta e ecco allora che cerca di ridare la carica per la rush finale di questo secondo set. Secondo set iniziato male per Albino e proseguito diciamo ancora male, ma adesso un po' di reazione in queste ultime battute sembra esserci stata per la formazione allenata da Andrea Zanetti. Va a servire ancora la Ripamonti, Silvia Ripamonti, classe 89. Vediamo ancora il riceve scacca Barozzi e poi va a tentare l'attacco il murato e poi ancora l'errore, attenzione, 12-19, il tocco sotto rete della Tomaselli. 12-19, parziale di 4-0 per Albino. Ancora la Ripamonti, ancora la scacca Barozzi che va ancora all'attacco, grande difesa e si salvano però anche in maniera un po' fortunosa le ragazze del Seriate. Ancora l'attacco per Albino, vediamo, orchestrato la Fenaroli che non chiude il tocco, qui forse poteva essere gestito in maniera diversa. Ancora scacca Barozzi, Giordano difende bene, la palla ancora buona, in bagher la Fenaroli, la Preiti per l'alzata doppia, dice Andrea Zanetti, l'arbitro non la segnala e allora si continua a giocare, però sicuramente una doppia c'è stata e il pallone che è in campo, il pallone che è in campo, la Preiti protesta e l'arbitro gli dice io l'ho vista dentro. Punto numero 13. 13-19, anche a me sembrava in campo per la verità. Parziale di 5-0 per la squadra di Albino che sta risalendo ma deve recuperare ancora. Bello questo servizio, si impegna e poi il tocco va alla Fenaroli in tuffo a cercare di rintuzzare questo pallone, palla che però termina fuori. 20-13, mentre va a servire Elisa Scacca Barozzi, riceve la Giordano, bello centrale, l'alzata dietro, pallonetto, si salva con bravura la Bonacina questa volta, tempestivo il suo attacco e poi il primo attacco della Fenaroli murato e poi ancora Benedetta che sulla palla che è rimasta sopra, appena alta sopra la rete, arriva con la punta delle dita a mettere giù il punto numero 14. 14-20.
perdere ci può stare, no! No, adesso non bisogna sbagliare il servizio. Perdonatemi, ma la partita diventa bella quando naturalmente è, diciamo, equilibrata. Qui l'equilibrio si è perso già da un po' in questo secondo set. Tanto c'è l'attacco, grande muro da parte della Maccari, ancora la Preiti, l'alzata dietro dalla seconda linea, attacco che non passa della Orofino per il punto numero 15, 15-21. Va a servire Chiara Rottini, riceve la Bonacina, bene l'alzata per la Preiti, lungo l'attacco della Preiti, attenzione, attenzione, 16-21, dal meno 11 al meno 5, la Seriana Volley che tenta un'impresa che sembrava quasi impossibile ma è ancora lontana. Vediamo, primo tempo il muro e poi la Preiti, grande difesa per il palleggio in bagher, ancora la Fenaroli che ha fatto quello che ha potuto sull'alzata della Magoni, fuori misura, forse bisognava gestirlo al posto 5 questo pallone e non al posto 3, non al posto 4, chiedo scusa. La ricezione buona, 22-16, l'attacco, la Bonacina che difende bene, poi questo attacco in diagonale, ancora Fenaroli, c'ha una intelligenza superiore Benedetta Fenaroli, ha lasciato saltare il muro e poi ha piazzato il pallone praticamente dalla parte opposta a dove era lei, mettendo giù il punto numero 17, la ricezione della Bonacina sul servizio proprio della Fenaroli, il muro trattiene la Giordano, alza in bagher per questo attacco neutralizzato però molto bene dalla Tomaselli, ancora la squadra di Albino con questo pallone soltanto spinto, pallonetto, grande difesa, poi la palla che resta lì, si lotta punto su punto, vediamo in tre addirittura a chiamare la palla, ma c'è ancora Ripamonti, salta la Tomaselli fuori misura, attenzione, attenzione, 18-22, che bella rimonta, poi forse giustamente lo vinceranno questo parziale ancora le ragazze di Seriate, ma c'è da dimostrare che ci sta credendo la squadra di Albino che mette giù con Ripamonti il punto numero 19 e la partita si riapre, 19-22. Falardi ha chiamato il time out e andiamo su Falardi con la telecamera, il mister del Seriate, perché adesso, se prima aveva accolto il primo time out perché era a più 9 con un certo sorriso, adesso che è solo a più 3 lo vediamo abbastanza preoccupato, credo sia giusto così essere preoccupati, perché sembrava quando si era sul 19-8 che la partita non avesse il set, non avesse più nulla da dire, e invece la grande rimonta di Albino ha riaperto di fatto questo secondo set. Certo, è ancora a meno 3, ma soprattutto se ha la squadra di Seriate a 22. Bonacina, palla in campo, errore di valutazione da parte della Bonacina, la palla addirittura nemmeno sulla riga, proprio tutta in campo, 20-22, e questo è un errore, probabilmente questo è anche il sintomo che hanno paura in questo momento le ragazze del Seriate di questa rimonta della capoclassifica. Si salvano in bagher, ancora in due la Giordano che va un po' da tutte le parti, il muro, muro a uno della capitana Laura Canali, e adesso sì 21-22, si sono riportate in scia, incredibile partita, incredibile secondo set, amici appassionati di volley, al di là, ripeto, che poi vinca una squadra piuttosto che un'altra, ma stiamo vedendo una bella pallavolo fatta anche di convinzione, e qui c'è il grande attacco della Preiti, grande diagonale al limite quasi dei 9 metri da parte di Laria Preiti, mentre c'è il cambio, rientra la Guidolin
esce la Rottini, rientra la Persico e esce la Magoni. Questo è il cambio, 23-21. Ilaria Preiti, sicuramente una ragazza in grado di fare la differenza. Grande pallone, grande attacco, era una palla quasi al filo dell'asticella e la Ripamonti è riuscita davvero a giocarla bene. 22 a 23, adesso si può anche perdere, ci può stare, ma non con questa rimonta, soprattutto con la grinta dimostrata in questi ultimi scambi. Il muro funziona, il palleggio da parte della Maccari con l'attacco ancora murato, l'attacco della Orofino e poi ancora il diagonale vincente della Scacca Barozzi. Grande pallone ancora, tre attacchi consecutivi e il terzo va a segno con Elisa Scacca Barozzi che indovina l'angolino, ed è proprio lei, anzi no, è la numero 4, la Maccari, che va a servire. Buono il suo servizio, riceve abbastanza bene e l'attacco, attenzione, ancora il pallone per l'alzata dietro il muro, può attaccare ancora la Scacca Barozzi, difende la Giordano, l'uno contro uno, la palla ancora buona in bagher e adesso l'attacco è per le ragazze di Seriate, ancora il muro che funziona naturalmente per la ragazza di Albino, diagonale fuori, no, è in campo. 25-22, l'hanno meritato, dobbiamo dire, le ragazze del Seriate, ma è un conto perdere dopo una grandissima rimonta o perdere 25-10, è un conto perdere 22-25. Devo dire che è stato un secondo parziale davvero esaltante. Comunque 1-1 a questo punto e naturalmente la partita ricomincia adesso. Così o che sei? Niente, sono rientrate, amici appassionati di volley, le due formazioni. Fra poco vedremo dunque il inizia proprio in questo preciso istante, anzi il terzo set di questa tredicesima partita del campionato di prima divisione femminile, dove qui presso il centro sportivo Rio Re di Albino, dicevo, si stanno affrontando la formazione della Seriana Volley e della Aurora Volley Pallavolo Seriate. 1-1 al termine dei primi due parziali, un primo set abbastanza equilibrato fino alla metà circa, dopo la Seriana Volley ne ha approfittato, è andata a vincere in carrozza 25-17. Il secondo parziale invece è stato vinto per 25-22 dalla formazione di Seriate, che è partita subito alla grande, addirittura il punteggio era 19-8 per Seriate nella parte finale dello stesso, ma poi c'è stata una grande rimonta della squadra in completa tenuta nera della formazione della Seriana Volley, che è arrivata fino al 22-23, poi ha dovuto ammainare bandiera bianca su alcuni belli e bei attacchi delle migliori giocatrici, dei migliori giocatrici della squadra di Seriate, vale a dire la Preiti e la Scacca Barozzi, non dimenticando anche la Orofino, che sicuramente dalle posizioni dal posto 2 al posto 4 certamente hanno fatto vedere il loro valore. Attenzione, brava la Giordano a intercettare un pallone che poteva diventare pericoloso. La Preiti, murata, ancora salvataggio della Giordano, ma poi nessuno raccoglie il suo ulteriore tentativo. Il pallone termina per terra. Siamo sulle tre pari in questo avvio sicuramente molto equilibrato. Per quanto riguarda questo terzo set, la ricezione da Giordano, primo tempo non chiuso bene dalla Canali, forse era un po' troppo basso, qui mi sembrava fosse il nastro
ad essere toccato. L'arbitro invece ha detto che è stato il muro, e allora si riparte. Ancora un pallonetto e ancora una volta troppo indietro la linea difensiva di Albino, che non riesce a raccogliere questo pallone. A Giordano riceve bene il palleggio della Guidolin. Fenaroli doppia, doppia in palleggio. L'arbitro che richiama Falardi gli dice: l'ho vista anch'io che era doppia, non c'è bisogno che me lo dici. 5-3, attenzione, già reagire. La ricezione ancora, primo tempo ancora un po' troppo lungo, e poi è brava la Canali sul tocco della Maccari, l'anticipa a rete e riesce a ottenere il quarto punto. Benedetta Fenaroli, grande primo set, un po' meno intenso il secondo, del resto la squadra ha avuto soltanto reazioni magari più emotive che di gioco e di tecnica. 5 pari adesso sul bel muro della Persico e della Guidolin. Ancora il servizio della Fenaroli, ancora il muro, e ancora vincente, secondo consecutivo, secondo muro consecutivo. Questa volta la Persico e la Canali a dire no all'attacco della Orofino per il punto numero 6, 6-5 il parziale per le ragazze di Albino. Fenaroli ancora, ancora il servizio sulla Preiti, ancora un po' di indecisione a rete, ancora il muro, questa volta della Ripamonti e della Canali. Pallonetto, pallone raccolto, ehi! Grande pallone, ma c'è una irregolarità segnalata dall'arbitro. Anche in questa occasione non sono del tutto convinto, anche perché c'è stata l'istintività. C'è stata l'istintività nel raccogliere un pallone, e vediamo ben peggiori di questi tocchi. Vabbè, accettiamolo, per carità, però sicuramente non era un fallo. Adesso la Maccari sceglie un primo tempo dal posto 3, preciso e puntuale, va a perforare la difesa avversaria. Ripassa in vantaggio Seriate, 7-6, mentre va al servizio la Preiti. Ricezione bellissima della Fenaroli, ancora il primo tempo sbagliato della Canali, è il secondo. E Andrea Zanetti che ha qualcosa da dire alle sue ragazze, vediamo, naturalmente sta parlando per qualcosa probabilmente con le avversarie. Andrea Zanetti, e infatti sta redarguendo le sue ragazze, ma soprattutto richiamandole a ha ragione, sono pochettino evasive, ce l'aveva un pochettino, in effetti mi era parso anche prima che la Persico stesse forse dialogando con una ragazza avversaria, e Zanetti gli ha detto queste sono cose da evitare perché loro questo non lo fanno assolutamente. Guidolin, Ripamonti mette giù il punto numero 7. Parallela leggermente aperta verso il centro della Ripamonti. Rientra la Morosini, va a servire Laura Canali. Bello il suo servizio, bella però anche la ricezione per l'attacco vincente della Orofino. (Ride) 9-7 il parziale. Partita a set che è comunque in equilibrio. Claudia Maccari a servire, riceve la Ripamonti, la bella alzata per l'attacco della Persico contenuta dalla difesa, ancora il muro, questa volta
che fa in pieno il suo dovere, riesce a recuperare un bel pallone e grande muro da parte della Morosini sull'attacco centrale della Viganò. La Morosini che non si lascia assolutamente sorprendere, riesce ad ottenere il punto numero 8. 8-9. Servizio bellissimo, in difficoltà la ricezione come avete visto. Il tocco, ancora una bella diagonale, una bella difesa, qui sbaglia l'attacco, perlomeno lo svirgola la scacca Barozzi, però quantomeno risulta efficace. Primo tempo, palla difesa, è brava, eccola lì, in tre ad accorrere sul pallone, nessuno che la prende. C'è un cambio, esce la Persico. Zanetti è arrabbiatissimo con la sua giocatrice. Esce la Persico e rientra la Rottini. Siamo sul 10-8. Il servizio della Orofino. L'alzata e arriva! Grande punto della Morosini, però qui deve ringraziare l'indecisione della Viganò. Sembrava stesse soltanto aspettando. Richiesta di formazione, siamo sul 9-10, va la Guidolin. Ripamonti a servire. Maglia. Ci può stare, anche perché il servizio della Ripamonti è molto teso. Un errore al servizio sicuramente ci può stare. Dall'altra parte la scacca Barozzi, riceve la Giordano, attenzione l'attacco col palleggio dietro, e la Morosini qui indecisa, ha valutato fuori il muro avversario. 12-9, Zanetti che richiama le sue ragazze. Ripamonti, era un servizio insidiosissimo, e qui ancora l'indecisione di Gisella Viganò, punto numero 10. Si profila un cambio, sta per entrare ancora la Magoni. Prima però vediamo il servizio della Morosini, riceve la Bonacina e poi l'attacco fuori della Preiti, che manda a quel paese l'arbitro, anche Luca Falardi sorride in maniera un po' sarcastica nei confronti del direttore di gara. 11-12, ancora la Morosini al servizio, il pallone che passa appena sopra, adesso è murata, ancora la Preiti e qui si scontra in tre a raccogliere questo pallone. La Fenaroli non forza, anche perché era un po' lontano dalla rete questo pallone. Grande difesa ancora la Morosini, ancora Fenaroli, non trova il varco, difende bene la Bonacina e il tocco della Canali anticipa proprio la Fenaroli e il pallone tocca a terra nella metà campo della Seriana. 13-11. A servire Gisella Viganò, riceve la Fenaroli, primo tempo, grande, intelligente il tocco della Canali, non c'era nessuno al posto 4, ha lasciato saltare il muro e poi ha toccato leggermente in anticipo. 12-13, terzo set più equilibrato di quelli finora disputati, la bella difesa, attenzione Fenaroli, non rischia più, bisticciano però la Preiti e la Orofino, tutte e due sul pallone, poco efficace il loro intervento, la palla resta là, 13 pari. Ancora la Guidolina a servire, riceve la scacca Barozzi, Tomaselli, murata poi la Preiti, la Viganò, chiedo scusa, non la Viganò, la Giordano. Poi ancora questo muro,
sta giocando bene adesso, sembra abbia stretto un po' la guardia, grande attacco vincente da parte di Chiara Rottini e c'è il sorpasso 14-13 dal posto 2, Chiara Rottini al limite dei 9 metri, attacco preciso per il punto del vantaggio. Ancora Michela, sbaglia questa volta Michela Guidolin. Siamo sul 14 pari quando Viviana Tomaselli va a servire, semi nascosta dal direttore di gara, pallone insidioso a fil di rete, non ci arriva la Ripamonti, nuovo vantaggio per Seriate 15-14. Riceve bene la Ripamonti per l'attacco ancora della Rottini, questa volta ben difeso il pallonetto della Preiti. La Giordano in palleggio non può attaccare, Fenaroli è troppo, Ripamonti chiedo scusa, troppo lontana dalla rete. Una palla vagante e un pallone, in ogni caso c'è il muro, la palla che resta in campo, punto della nuova parità sull'attacco della Orofino. Siamo sul 15 pari. Benedetta Fenaroli al servizio. Bello, buona la ricezione però. Un po' troppo spostato questo pallone. Grande difesa della Guidolin. Dalla seconda Fenaroli non trova il varco. Ancora il palleggio e l'attacco vincente della scacca della Orofino. Pallone che è passato in mezzo alle mani del muro. Si lotta punto su punto, 16-15, Ilaria Preiti, sicuramente la migliore delle sue, suo servizio, brava la Giordano, in bagher il pallone per la Fenaroli, grande difesa ancora ed è ancora la Preiti che va a ributtare dalla parte opposta il pallone in bagher, l'attacco della Orofino, pallonetto vincente. Manca la copertura lì dietro, troppa lontana la seconda linea, 17-15, troppo lontana la seconda linea, ancora Preiti a servire, riceve la Giordano lungo anzi, la può attaccare Seriate con la scacca Barozzi, con l'esterno del palmo della mano. E c'è il time out chiesto da Andrea Zanetti, 18-15 per Seriate che ha staccato un parziale di 3-0 e dunque si riporta di nuovo in vantaggio. Rientrano sul parquet della palestra del centro sportivo Rio Requi ad Albino le formazioni della Seriana Volley e del Volley Seriate. 1-1 il parziale nei primi due set, però adesso in vantaggio 18-15. La squadra ospite in questa partita che è decisiva per la formazione di Albino per conservare il primo posto nel campionato di prima divisione femminile. Grande salvataggio della Giordano, poi il tocco sbagliato della Canali. Attenzione, 19-15. Si profila un cambio, si profila un cambio. Entra la Cavagna, esce la Canali, questo è il cambio per quanto riguarda Andrea Zanetti, cerca di dare nuova linfa alle proprie ragazze, la ricezione della Ripamonti dalla seconda linea, Fenaroli che stranamente non forza più, primo set dove aveva forzato in maniera incredibile, grande salvataggio proprio di Benedetta Fenaroli. E c'è il muro importante sull'attacco della scacca Barozzi, non ci arriva la Maccari. 16-19, ancora tre punti da recuperare. La Cavagna, bello il suo servizio, riceve bene però la Bonacina, ancora un muro efficace
l'alzata dietro della Tomaselli, pallonetto, e brava ancora la Cavagna, adesso Fenaroli, Murata dietro ancora a chiudere la Cavagna, brava, e poi Bonacina non ha forzato però la Guidolin, ecco la Guidolin, il tocco pallonetto da parte della Morosini, scambio lunghissimo, la palla in campo, un po' di fortuna, è emblematico il gesto della Ripamonti, ha fatto uno sberleffo, come dire, questa volta mi è andata veramente bene, perché il suo intervento ha messo fuori causa la linea difensiva del Seriate. Diana Cavagna, classe 97, adesso è lei la più giovane in campo. Vediamo, c'è il cambio, esce la Ripamonti ed entra Francesca Biondi, è entrata Francesca Biondi. Vediamo Cavagna, buono il suo servizio, la ricezione della Morosini, l'attacco, difende bene ancora la Cavagna, palleggio della Guidolin, mamma mia, colpisce male questa volta la Chiara Rotini, pallone abbondantemente fuori, 17-20. Va a servire Claudia Maccari. Riceve la Biondi, eccola lì la Biondi, sbaglia il suo primo attacco. Non era bellissima come alzata. A 7-21, attenzione, meno 4, già a recuperare, lungo alla ricezione della Giordano, ma non era certamente facile, e c'è ancora la Orofino che mette giù un bel pallone, 22-17 più 5, già a reagire, bisogna tirare fuori la grinta, quella grinta che abbiamo visto in precedenza. Fuori le proteste della Maccari, Luca Falardi che protesta con l'arbitro, dice che è stata toccata, forse sarà, per carità, sicuramente non l'ho vista. 18-22, la ricezione sul servizio della Rotini, l'attacco ancora, difende bene la Rotini, palleggio dalla seconda alla stessa Rotini, il muro è efficace e può andare all'attacco, però non forza Scaccabarozzi, può forzare invece da Biondi, pallone controllato e salvato in qualche modo, ancora la Francesca Biondi, Murata di nuovo, ancora però non può forzare, sbaglia Chiara Rotini, un pallone importantissimo, 23-18. E adesso si fa davvero difficile per le ragazze di Albino, 23-18. È una bella squadra, comunque l'Aurora Seriate, non a caso è lì in classifica, e poi chiaramente quando si gioca con i primi della classe è facile anche trovare nuova linfa, nuova energia e la voglia di dire noi non siamo inferiori. E infatti le ragazze del Seriate, dopo un primo set, la seconda parte del primo set dove non si sono assolutamente viste, hanno preso in mano le redini dell'incontro, però non è ancora finita, 19-23, grande attacco, imprendibile questo pallone nonostante il tentativo di Valentina Giordano, 5 palle per il 2-1. Esce Francesca Biondi, rientra la Ripamonti. Il servizio, vediamo se riescono quantomeno, ancora il muro. E il muro vincente da parte
della Tomaselli e della Orofino, 25-19, 2-1 per seriate, un pochettino ridimensionata la squadra di Albino, che dopo il primo set chiuso sul 25-17 stranamente ha perso un pochettino la concentrazione. Merito però, lo dobbiamo dire, anche alla squadra avversaria, che sta davvero disputando una gran bella partita. Ed eccoci di nuovo qui, può essere l'atto conclusivo, addirittura si può andare al quinto set, siamo sul 2-1 a favore dell'Aurora Seriate Volley. Dopo aver perso il primo parziale, la squadra di Luca Falardi ha dimostrato il proprio valore, portandosi a casa 22-25, 25-22 il secondo e anche il terzo 25-19, a dimostrazione comunque che è un terzo posto quello in classifica occupato attualmente dalle ragazze di Seriate, più che meritato. Stranamente, dopo un primo set e soprattutto una grande rimonta nel secondo parziale che l'ha portata vicino a sfiorare la vittoria, perlomeno dopo essere stata sotto di 11 lunghezze, la Seriana Volley anche nel terzo set ha giocato a corrente alternata, non è mai stata in grado di dare un colpo di acceleratore a una partita che sulla carta la vedeva sicuramente in vantaggio. Il volley è questo, probabilmente anche un aspetto psicologico, e mi pare che Andrea Zanetti soprattutto nel terzo set abbia anche messo in allarme le proprie ragazze da questo aspetto, e proprio sotto questo punto di vista le ragazze di Albino devono certamente imparare qualcosa. Muro della Cavagna e della Guidolin per il 2-2. Rientriamo in cronaca dopo questa disamina che, ripeto, è tutta mia e magari può anche essere sbagliata, perdonatemi, ma naturalmente io non sono un grande tecnico e nemmeno un grande commentatore, prendetela così come la vedo io. Ancora un grande attacco da parte della Preiti, che sicuramente dalle due posizioni laterali, quando può, appena martella, arriva per l'attacco, ma dietro la Bonacina insuperabile, ancora Preiti, grande difesa della Morosini per l'attacco di una Fenaroli, finalmente che ritroviamo Benedetta Fenaroli. Avevo appena con uno dei dirigenti del Fiorano proprio ravvisato questo, Fenaroli, l'avevo anche detto in cronaca per la verità. Dopo un primo set dove aveva martellato a destra e a sinistra, era letteralmente scomparsa, e adesso invece la ritroviamo, meno male, e soprattutto con la grinta che gli riconosciamo in campo. Molto onestamente anche Luca Falardi ammette che la parallela della numero 5 è andata proprio all'incrocio dei 9 metri. 4-2, parziale di 4-0 per la Seriana, che va ancora a servire. Vediamo il palleggio in bagre, forse uno dei primi errori della Preiti, che è saltata fuori tempo completamente. 5-2 per la squadra di Albino, che va ancora a servire, ancora con la Morosini. Altro servizio molto bello, non ci arriva la scacca Barozzi. 6-2 il parziale, e Luca Falardi non aspetta troppo tempo per chiedere il time out. Partenza, un parziale di 6-0 a favore di Albino dopo una partenza a favore di Seriate, ma Albino ha voglia di reagire, soprattutto ha voglia di andare al quinto set che può essere a vantaggio di chi forse sotto questo aspetto ha magari una più tranquillità psicologica. È certo che anche se non sarà una vittoria piena per Albino, vincere 3-2 vorrebbe dire due punticini e rimanere presumibilmente nei confronti di Grassobbio in vantaggio di due punti. Se si perde, Grassobbio può essere che raggiunga la formazione
la formazione di Albino. Sbaglia il servizio Lamorosini, possiamo anche capire, mentre da quest'altra parte va al servizio Lavigano. Buono il suo servizio, riceve bene però Ripamonti, ancora l'attacco però sul nastro della Fenaroli. Questa volta pallone che era comunque ben giocabile, non ha superato la rete. Ancora la Fenaroli, ancora il suo attacco, la Preiti, pallonetto, copre bene dietro la Persico, ancora Fenaroli e ancora il tocco vincente di Benedetta Fenaroli, la fotocopia di un punto che aveva ottenuto anche nel primo set proprio da quella posizione. È una ragazza sicuramente intelligente pallavolisticamente parlando. Grande Bonacina, bellissimo intervento nel primo tempo dalla Cavagna e la Seriana va 8-4. Primo tempo di Diana Cavagna, che ha messo giù davvero un buon pallone. La Guidolin a servire, riceve la Preiti, molto bene il palleggio della Tomaselli, l'attacco della Preiti, il muro devia e poi Giordano che non può contenere. Siamo sul 5-8 ed è proprio Viviana Tomaselli che va a servire. Eccolo il suo servizio, riceve la Giordano, Guidolin, Persico, l'arbitro che il Falardi che reclimina ancora col direttore di gara, non so per quale motivo, avrà avuto le sue buone ragioni. L'attacco viene contenuto dal muro e poi la Giordano fa ancora il proprio dovere, è ancora Benedetta che va ad anticipare tutti con un prezioso pallonetto. Una ventenne Benedetta Fenaroli, è lei che va a servire, riceve la Preiti, Tomaselli, il tocco, pallonetto e non si prende più. 6-9, Andrea Zanetti che dimostra tutta la tensione in questo gesto. Ilaria Preiti a servire proprio qui sotto la postazione dove Emi Moretti sta curando le immagini. Il tocco non era certo bello, però la Persico ancora una volta in leggero ritardo, forse intimorita, ha guardato infatti dove era andata a finire dopo aver toccato il pallone. 7-9, attenzione, si riportano sotto le ragazze del Seriate. Ancora Preiti, grande servizio e poi sbaglia la Diana Cavagna. 8-9, c'è movimento sulla panchina, vediamo, sta per entrare Irene Magoni, perlomeno è pronta a rientrare sul terreno di gioco la Magoni. Ancora Preiti, riceve Ripamonti ed è lei Asticella, 8-8. Troppo lunghe queste alzate qua, tutte in bagger, tutte fuori misura. Cambia la palleggiatrice, forse doveva farlo prima, perché tutte le alzate della Guidolin sono troppo lunghe, soprattutto quelle in bagger. 9-9, ci può stare comunque. Attenzione, si può ripartire, ha ricucito lo strappo dall'8-4 al 9-9. Sbaglia questa volta il servizio Ilaria Preiti. Diana Cavagna a servire. Riceve la scacca Barozzi. Tomaselli per l'attacco vincente da parte della Orofino. Nulla da fare.
Nulla da fare su questo attacco, mentre a servire va Claudia Maccari. Ehi, Fenaroli è rimasta indecisa, c'è il sorpasso, 11-10, non solo la rimonta ma il sorpasso da parte delle ragazze del Seriate. Fenaroli probabilmente è rimasta indecisa se lasciarlo terminare fuori, lasciarlo terminare, poi invece non è riuscita a scansarsi e l'attacco questa volta un pochettino deviato dal nastro della Persico. 11 pari. Il servizio della Persico sbaglia, qua c'è la doppia in palleggio, attenzione il tocco, a me è sembrato che fosse andato in rete il pallone. Falardi giustamente cerca di distogliere l'arbitro. Bonacina riceve bene, Tomaselli l'attacco, tenta la difesa la Persico ma la Orofino dal posto 2 sicuramente molto insidiosa. Anna Orofino, eccola qua, va a servire, grintosa come suo stile di gioco, attenzione l'alzata e l'attacco vincente della Ripamonti, di nuovo in vantaggio 13-12 la squadra di Albino. Silvia Ripamonti, è proprio lei che va a servire, riceve la Scaccabarozzi, il palleggio forse troppo lungo, riesce la Scaccabarozzi a gestirlo ma lo gestisce bene anche la difesa di Albino che poi con la Persico fa carambolare il pallone sulle mani del muro composto dalla Viganò e dalla stessa Scaccabarozzi che devia, poi dietro la Bonacina non raccoglie. 14-12, Ripamonti al servizio, ancora Bonacina a ricevere, in bagher l'alzata, grande difesa della Giordano, può attaccare e lo fa con precisione la Fenaroli questa volta ma neutralizza dietro la Orofino, ancora Fenaroli, il buco sull'attacco della Fenaroli, prova il varco, 15-12. Più 3 per Albino. Ancora Ripamonti a servire, ancora sulla Bonacina, anzi no, la Preiti. L'attacco, Scaccabarozzi, il muro devia. Fenaroli ci mette la mano d'istinto, la palla però è troppo lunga per essere raccolta dalla Magoni. 13-15. Elisa Scaccabarozzi al servizio, riceve Ripamonti, l'alzata della Morosini, grande l'attacco della Fenaroli, il nastro devia e poi il muro vincente della Morosini sull'attacco della Preiti, grande attacco di Ilaria Preiti ma è stata brava la Morosini. 16-13, più 3 per Albino che ha la necessità di chiudere e andare al quinto set. Cristina Morosini a servire, la Preiti riceve bene, l'alzata, pallonetto, ancora l'intervento difensivo e poi questo pallone gestito bene dalla Persico dalla seconda linea per il punto numero 17, 17-13. Ha ripreso un più 4 a proprio favore la squadra di Albino. Ancora Cristina Morosini a servizio, riceve bene ancora la Preiti, Tomaselli, primo tempo da parte della Viganò e poi ancora questo pallone non forzato dalla Fenaroli, si rammarica con se stessa e arriva la Preiti che questa volta pretende forse un po' troppo,
sicuramente potente ma assolutamente impreciso il suo attacco per il punto numero 18. Del resto ha attaccato talmente, e attenzione c'è il cambio, probabilmente affaticata adesso Ilaria Preiti, entra Consuelo Nicoli, entra Consuelo Nicoli con il numero 6. Ragazza, eccola che riceve il suo primo pallone, una ragazza dalla struttura forse una più alta della sua squadra, struttura fisica non indifferente. 14-18 quando Gisella Viganova a servire, partita che è comunque ancora aperta. Riceve, attenzione, brutta ricezione della Ripamonti, fa quello che può la Rottini sotto rete, ma sicuramente l'arbitro questa volta, e ha ragione, la penalizza. 15-18, ancora Viganò al servizio, lungo il servizio della Viganò, questa volta giudicano bene, giudica bene la linea difensiva questo pallone. Amagoni per Albino, suo servizio, riceve Scaccabarozzi e l'alzata molto bella da parte della Tomaselli, leggermente ritardata, e poi il primo tempo chiuso molto bene dalla Maccari. 16-19, si lotta punto su punto. Tomaselli al servizio, riceve la Giordano, palleggio e il pallonetto annunciato questa volta, un po' troppo lontano, va alla rete. Grande la difesa da parte dell'Amagoni, l'attacco ancora Fenaroli che non forza ancora, poi questo pallone, ancora difeso bene l'attacco, brava la Bonacina, e adesso vediamo l'attacco murato da parte della Nicoli, ancora non forza nemmeno la Orofino, primo tempo della Cavagna che era troppo lontana dalla rete, ancora l'Orofino. Pallone deviato dal muro, il punto, e ritornano sotto 17-19, grande attacco dal posto 2, sicuramente Anna Orofino sta mettendo in difficoltà la difesa albinese. Tomaselli ancora, riceve la Giordano, il primo tempo troppo annunciato questo pallonetto. Oh, fuori, sbaglia la Persico. 17-18 e qui hanno sciupato, anzi 18-19, hanno sciupato un vantaggio incredibile, riportando e aprendo di fatto questo quarto set. Tomaselli riceve e sbagliano ancora sulla lunga ricezione della Ripamonti. 19 pari, sono cariche le ragazze del Seriate. Da chiamare il time out, chiamare un time out adesso non sarebbe male, ma Andrea Zanetti lo sappiamo che non è uno che ama interrompere il gioco anche nei momenti difficili. Per me è un errore però. Tanto Fenaroli, grande Bonacina, difende bene ancora. L'attacco della Persico, la palla che resta lì, la può giocare ancora la Nicoli. Difende la Giordano e poi grande scambio, non c'è nulla da dire, ancora una bella difesa, ancora con la Persico, difende bene la Nicoli, Giordano, il palleggio della, questa volta hanno coperto, ha coperto bene la Orofino, ancora lungo scambio, il più lungo dell'incontro, nessuna delle due squadre permette che venga messo giù questo pallone, nemmeno in questo caso sull'attacco dell'Orofino. Ancora il primo tempo della Cavagna, non si chiude, ancora il palleggio, difende bene l'attacco e il punto di Benedetta Fenaroli, lo scambio lunghissimo, potremmo dire uno scambio che vale la pena di aver pagato il biglietto, ma siccome non abbiamo pagato nemmeno il biglietto, e allora
Ci sembra giusto, attenzione, è uscita la Ripamonti, è entrata la Rottini. La Ripamonti è entrata la Rottini, alza un po' il muro. La Bonacina, ricezione non efficacissima, grande difesa. E poi questo è un pallone da toccare dietro, 19-20 pari. 20 pari quando va a servire... Va a servire la Preiti a questo punto, perché esce di nuovo Consuelo Nicoli e infatti rientra la Preiti, Ilaria Preiti. È giusta la mossa di Luca Falardi, Ilaria Preiti ha un servizio molto incisivo, anche se non forza. Errore di posizione, no. E punto a favore della squadra di Seriate. L'arbitro attentissimo, il signor Sana, ha visto un errore di formazione. 21-20, spiegazione, e c'è il time out chiesto da Andrea Zanetti, ma il sorpasso con una grande rimonta alla squadra di Seriate e anche con un errore che, per carità, ci può anche stare, ma un errore che forse fa capire che la tensione in campo per le ragazze di Albino è sicuramente palpabile. 21-20, 2-1 per Seriate, che vede una grande impresa. Vi ricordo che finora la squadra di Albino aveva perso soltanto contro il Mornico, tra l'altro per 3-2, l'unica sconfitta, e l'eventuale 3-1 per Seriate andrebbe a pesare sulla classifica. Ma godiamoci questo quarto set, complimenti alla squadra di Seriate, perché è effettivamente un gran bello squadrone. L'attacco della Persico non convinta, dall'altra parte l'attacco della Orofino neutralizzato, e da quest'altra parte attenzione ancora il tocco della Rottini, non si chiude, e qui ancora la scacca Marozzi, devia con la punta delle dita la Persico, e dunque il pallone che forse è terminato fuori, ma poco importa perché la deviazione c'è stata, dà il punto alla squadra in maglia rossa. 22-20, il servizio ancora Preiti verso la Giordano, l'attacco Persico, fuori, Zanetti protesta, ma la palla è fuori. E fuori, ha ragione Falardi, Zanetti che ha qualcosa da dire, non si... ha ragione Sana, i due allenatori probabilmente non si amano, questo è, mi pare di poterlo dire. Pallone era fuori, attenzione ancora Orofino, ancora Giordano, lunga la ricezione, invasione a rete da parte delle ragazze del Seriate. 21-23, 21-23, partita tesissima, lungo, errore al servizio, 24-21, e adesso hanno tre palle per i tre punti, va a servire Claudia Maccari. Eccolo qua, mi sa che qui vediamo il muro sul primo tempo della Morosini. Persico ancora si può lottare dalla seconda linea, sbaglia la Fenaroli e vincono 25-21, 3-1 per la formazione dell'Aurora Seriate, che naturalmente festeggia alla grande. Un po' di amaro in bocca per le ragazze di Albino, che finora in casa non avevano mai perso. Ci può anche stare, dobbiamo dire che l'Aurora Seriate è una gran bella squadra, però dobbiamo anche dire in poche parole che forse io non l'avevo mai vista quest'anno, ma la Seriana Volley non ha giocato da par suo, soltanto il primo set e la seconda metà del secondo, dove si è visto anche il carattere
delle ragazze allenate da Andrea Zanetti, poi per il resto. Complimenti alla squadra allenata da Luca Falardi, che con questi tre punti sale a quota 30 in classifica e si avvicina in pratica alla Seriana Volley, che in ogni caso, al di là del punteggio e dell'incontro dell'Oratorio Grassobbio, resterà prima a quota 32. Ma sicuramente questo è un campanello d'allarme per quanto riguarda la formazione di Albino. Con questo è tutto, amici appassionati di volley. Emi Moretti dietro la telecamera, Lorenzo Noris al microfono, vi ringraziano, mentre le ragazze del Seriate fanno intavolare una scivolata sul parquet della palestra del centro sportivo Rio Re di Albino e festeggiano, come è giusto che sia, la loro vittoria. Io vi ringrazio, dicevo, per essere stati con noi e vi auguro a tutti la più cordiale buona serata.